La lista della spesa. Come? Diversi anni fa io e Renato eravamo a scuola assieme. E lì abbiamo provato che cosa vuol dire la differenza di età, l'incomprensione per esempio tra alunni e insegnanti. È proprio su questo motivo che abbiamo creato una cosa che ci è venuta in mente. Bambini assenti, presenti, attenti. Ho sentito un mormorio arrivando. Chi mormorava, alzi la mano. Non mormorava nessuno, eh? Io so chi mormorava e lo curo. Facciamo l'appello con due P. Amarildo. Assente. Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea. Assente. Da Vinci Leonardo. Ha rotto la macchina, non può venire. A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi. Presente. Casanova Giacomo. E dalla direttrice. Della Mirandola Pico. Non si è ricordato di venire. Ugolino. È andato a portare suo figlio al ristorante. Più che il digiun, poté la fame, prendete nota. Bambini assenti e presenti, scrivete bene sul quaderno di Bella. Problema. Una ragazza, per andare da via Lomellina in via Baskovic, prende la filovia. Come è scritto Boscovic? Boscovic. Bravo. La filovia è come un autobus, però va a tram. Scusi, come va a tram? Tipo tram tra parentesi. Sapendo tipo che tram. La filovia consuma 7 kW andando e sapendo che il biglietto costa un tot. Scusi, quanto un tot? Vuoi che ti dia tutti i dati? Che problema è? Si domanda. Sì, domanda. Quanto costa un tram? E ne peschiamo uno a caso. Cocchi. Dunque, io vedo che questa ragazza prende il tram e dunque il tram vuoto porta le stesse persone che porta una moto, uno davanti e uno di dietro, il manovratore bigliettario, per cui il tram in moto costa come il tram vuoto meno il prezzo della moto, di più non so. Ci hai messo dentro l'X? Hai fatto il compito a casa? Ne sentiamo uno a caso, Cocchi. Il compito a casa era un tema. Parlate del cane più grosso che avete mai visto. La mucca è un animale domestico, mammifero. Essa ha 6 lati. Sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Essa è rivestita principalmente di cuoio. Di dietro essa ha la coda e in cima un ciuffetto col quale scaccia le mosche perché non cadano nel latte. Al di sotto della mucca pende il latte. Il latte viene sempre giù. Come questo avviene non lo sappiamo. Lo vedremo il prossimo trimestre. La mucca ha un fine odorato. La si sente già di lontano, perché essa fa buona aria. L'uomo della mucca è il toro. Esso sembra proprio una mucca, solo non gli pende il latte di sotto. Per questo il toro non è un mammifero. Bene. La mucca inghiotte una volta e poi rivomita, così ha di nuovo la bocca piena, di più non so. Chi ti ha aiutato? L'ho copiato da un libro. Compito a casa. Problema. Il nostro maestro spende ogni mese lire 45.000 per l'affitto di casa, 9.540 spese viaggio, 6.495 spese vitto. Tra parentesi, il maestro pesa 42 kg.
Lire 165, spese varie, vizi e divertimenti. Sapendo che il nostro maestro guadagna lire 31.000 cada uno il mese, si domanda come si può fare per essere promossi. Fatevi aiutare dai vostri genitori. La risoluzione dei vostri genitori.